Ra ra a a Roma Roma ma ga ga la la what you about romance. Allora, siamo in sala prove e stiamo mettendo in scena Incroci e Travagli. La commedia scritta e diretta da me è un testo brillante con momenti seriosi e grotteschi. Sarà in scena al Teatro Petrolini di Roma dal 6 al 18 di novembre. È ambientata in una sala ufficio del titolare del multisale Dancing Giulio, interpretato da me. I miei due collaboratori sono il signor Cristiano, interpretato da Riccardo Polimeni, e dal tuttofare Alessio, recitato da Oscar Biglia. No, non credo che lui abbia ragione. Comunque, controlliamo la prassi e vediamo come stanno le cose. Quel tizio è proprio un arrogante. Vuol far vedere di essere un sapiente raffinato. E invece è un burino venuto giù dalle montagne. Alessio, sappi che il saggio dice rustica progenier, semper villana fuit. Porca miseria, signor Cristiano, e voi sì che siete una persona di cultura. Che ci credi, che pizzo e figli? Dentro questo petto batte il cuore di un poeta. Un poeta. E Carmen Morello incarna mia moglie Sandra. Ecco la mia coniuge e non so se ci vado perfettamente d'accordo. Ah, eccoti qua. Oddio, Sandra. Tu non puoi fare sempre lo gnorri, hai capito? Noi quella situazione la dobbiamo risolvere. Ma mica sei venuta qui per litigare ancora? C'è prima che mi ha fatto una scenata per telefono. Senti, Giulio, tu non puoi fare sempre così. Noi dobbiamo prendere una decisione. Io da qui non mi muovo. Tu oggi vuoi farmi diventare pazzo? Prima mi attacca il telefono e mi fa fare una figura di cacca con il cliente che stava qui seduto davanti a me. Poi ti presenta all'improvviso incazzata e pronta per litigare. Ma mica siamo su un reality televisivo? Al multisale si presentano un giorno due persone, il signor Ivano, rappresentato da Andrea Villanetti, e la signora Emiliana, recitata da Natalia Simonova. Non si conoscono, ma entrambi sono venuti per lo stesso motivo, cioè per l'affitto di una sala dei loro rispettivi figli. Mi scusi, è questo l'ufficio del signor Giulio? Sì, sì. Mi hanno detto che deve venire qui, dovrei parlare con lui. Se è per questo pure io, ho l'appuntamento ed esattamente a quest'ora. Ah, lei ha l'appuntamento? Sì, ce lo siamo confermato per telefono. Comunque, io non dovrei fare molto con lui, devo solo mettere una firma. Però come vede, lui ancora non c'è. Ieri ho già fatto tutto. La segretaria mi ha detto che il contratto è già pronto, insomma un attimo. Sì, ho capito, però lui ancora non è arrivato. Vedo. Scusi, è questo l'ufficio del titolare? Sì, è questo. Ma lui non c'è nessuno. Al momento è impegnato, ma tra qualche istante sarà di ritorno. Ah, bene, anche lei lo aspetta? Sì. Pure lei è una cliente? No, signora, io non sono una cliente, io sono la moglie del titolare. Oh, mi scusi, è che l'ho vista qui in attesa. Lo aspetto anch'io. Non vorrei farmi gli affari di nessuno. Però mi pare che lei è un po' nervosa e allora magari torno dopo. No, ma non si preoccupi, lei giustamente non poteva sapere chi fossi io. Ma effettivamente sì, sono un po' nervosa. Vabbè, a volte capita. Diciamo a volte. Problemi con il marito? Sì, problemi con mio marito. È normale, succede a tutte, ma poi vedrà che passa. No, non passa. Non si preoccupi, passa. No, stavolta non passa. Ora, la giornata è, come tante altre, banale e magari con qualche piccolo imprevisto riguardo aspetti burocratici. Sì, ho già visto la sala, ci siamo già accordate, è tutto concluso. Quindi deve solo firmare. Sì, solo sottoscrivere il contratto. Allora, che cosa ne dice se non ha urgenze? Liberiamo subito la signora e poi parliamo noi due? Beh, se solo per mettere una sigla non ci sono problemi, diamo precedenza alla signora. No, è neanche questo contratto. E allora? Allora non c'è. Non c'è? Non c'è, ma è sicura che il contratto era stato firmato? Ma certo, me lo ha detto la signorina Lucia. Ah, scusa, allora non era solo una firma. Sono dispiaciuta. Ne sono sorpresa pure io, ma la signorina mi ha detto che il contratto era pronto. Mamma mia, le solite cose all'italiana. Ma come dicevamo, una giornata di normale quotidianità, magari con impicci di routine, a seguito di incontri casuali, di incroci,
ma soprattutto di incroci di anime si modifica e i personaggi vengono catapultati in un nuovo scenario psicologico in cui sogni d'amore, paure, delusione e cominciano ad aggrovigliarsi. Oggi, come vedi, è stata una giornata storta. E poi, come ci diceva solo torta, anche questa telefonata di mia moglie. Che fastidio, che fastidio! Ma non si butti giù, signor Giulio. Anche per me è la stessa cosa. Ma davvero? Ma certo! Allora, in confidenza le dirò che io non sopporto più questa situazione. Mia moglie me la sento pesante, pesante! Casa nostra sembra il magazzino di un grande negozio di abbigliamento. Ha la mania compulsiva, non ci sono altre spiegazioni. Con lei non si può più passare davanti a un negozio. Caro, aspetta un attimo, do solo un'occhiata, non ho alcuna intenzione di comprare niente. Entra, guarda, dopo 15 minuti non si sa come ha svuotato tutto il negozio. Ci vorrebbe un furgone per portare a casa la roba che ha comprato. Ah, se per questo il mio è un campione olimpionico. E poi c'è un'altra cosa che io non sopporto di mio marito. E Tirchio! Tirchio! Mamma mia, ogni volta che si fa una piccola spesa pare che gli hanno tolto 2 litri di sangue con preghiera forzoso. È una cosa insopportabile. Ad esempio, se io compro qualche magliettina, qualche cappellino, qualche gonnellina, qualche ciabattina, apriti cielo, una storia, ma una storia! Mi dice che sono una spendacciona e che ho una mania compulsiva. Un mio amico l'altro giorno, un po' per gioco ma anche in maniera più seria, diceva che una cosa bella sarebbe l'istituzione del matrimonio a termine. Io ho ancora bisogno di vivere, di amare, di sognare. Non ti posso dare torto. Sognare, amare, sì, amare, sognare, fantasticare. Io ho sempre sognato un uomo che fosse amico, compagno, amante, sì, attento, premuroso, cavaliere, dolce, forte, comprensivo. Un uomo che amasse andare in giro con me per fare le compere, per lo shopping. Pure io! E poi che sapesse fare anche qualcosa in casa, non so, l'idraulico. Per me anche un po' meccanico. E perché no, anche muratore. Senti, a te piace andare un po' per vetrine? Sì. E fare shopping? Certo! Che bello! Io amo fare shopping! Io l'adoro! Ivano, toglimi un'altra curiosità. Non mi dire che sai fare pure un po' l'idraulico. Ma se per questo sono esperto anche in muratura. Sicuro, 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 ciucciù, è il destino che ci ha fatto incontrare. È un segnale, in hoc signo vinces. Certo! Ma lo sai come mi piacerebbe chiamarti? Come? Ivagé! Ivagé! Sì, mi è venuto adesso, così, non so come mai. Ti piace? Mia moglie è fedele, ci metterei la mano sul fuoco. Mio marito non penserebbe mai ad un'altra donna, ci metterei la mano sul fuoco. Mia moglie ha tutti i difetti del mondo, ma ci metterei la mano sul fuoco. Mio marito chiacchiera, chiacchiera, ma è fedele, ci metterei la mano sul fuoco. E voi, con i vostri coniugi, ci mettereste la mano sul fuoco? Noi non ce la metteremo! Allora vi aspettiamo al Teatro Petrolini con Incroci e Travaglie dal... dal 6 al 18 novembre! Non avete capito, ripeto, dal 6 al 18 novembre!